Mark, adesso voglio capire come è stata avvertita, come è stata vissuta questa capatina di Tucker Carlson a Mosca dai russi. È stata vissuta molto bene, ovviamente, ma soprattutto insomma, eh, il leitmotiv di, di tutta la cosa è che forse stiamo riuscendo finalmente a sfondare l'assedio la, eh, eh, il silenzio mediatico, eh, quindi di informazione eh, dell'Occidente. E poi, dopodiché, bisogna anche vedere che cos'è che verrà in realtà eh, mostrato in Occidente, perché qualche avvisaglia c'è cioè già. Ecco, voi avete ricordato questo filmato, diciamo questo annuncio che ha fatto Tucker Carlson e che ha già totalizzato più. Eh, come dire, più like, più visualizzazioni di quante non ne avesse quando lavorava a Fox News. Io penso che in questo momento Fox News si sta mordendo le dita, ma adesso al di là di questo eh, ha fatto tutto un discorso appunto che, che è giusto far sentire questa voce che nessuno ve la fa sentire eccetera eccetera e alla fine ha aggiunto una frase e mi risulta che per esempio la BBC ha riportato questo filmato di Tucker Carlson questo appello di Tucker Carlson ma ha tagliato via questa ultima frase dice e adesso ho inviato ufficialmente una richiesta a Vladimir Zelensky perché voglio analogamente fare un'intervista anche con lui e questa frase la BBC per esempio l'ha tagliata sono curioso di vedere che cosa arriverà eh, in, in tutto il resto dell'occidente e in Italia in particolare ma comunque già questa cosa eh, della BBC, se da una parte è indice di come loro intendano il giornalismo, ma dall'altra parte vuol dire anche che anche da loro ormai c'è poca gente intelligente, perché è chiaro che uno che capisce che qualcosa è stato tagliato non fa altro che andare in internet. Oggi è impossibile fare questo tipo di censura e invece loro ancora ragionano in questo modo. Eh beh, si attaccano al Carson. Commentava uno dei nostri eh, temi. Qualcuno, qualcuno insomma, prende lo stipendio che invece non dovrebbe prenderlo. Eh, torno da um, Mark perché ti voglio fare commentare le dichiarazioni molto pesanti dell'ambasciatore russo in eh, Italia. Ecco le Formiche, che insomma, sappiamo che è diciamo, una rivista vicina a certi mondi diciamo, dell'intelligence, quella dominante in, in Italia, è la voce diciamo, del potere vero, ehm, dice che lo fa per minacciarci in vista del G7. Ecco, in realtà l'ambasciatore ha detto che è stato avvistato un aereo da ricognizione ehm, italiano in eh, Crimea, eccolo qua, e che eh, probabilmente stava lì per eh, captare notizie di intelligence da girare poi agli ucraini probabilmente per la pianificazione di attacchi. Ecco una cura, un'accusa specifica molto grave e molto seria, mi pare, Marco. Sentite, il discorso in realtà facciamolo molto più semplice. Ci sono degli aerei italiani, ci sono degli aerei statunitensi, ci sono degli aerei francesi che partono di tutti questi casi che partono o da Sigonella o da pratica di mare arrivano nel Mar Nero, sorvolano la Crimea e regolarmente un tre ore dopo, guarda caso, cominciano degli attacchi con i droni e i bombardamenti degli ucraini contro la popolazione civile nel Donbass e in Crimea. Allora, quello che ha detto l'ambasciatore, che peraltro siccome io proprio di persona io lo conosco da più di dieci anni, Alexei Paramonov, alla mia età, è esattamente del mio millesimo, del 1962, non è un ragazzino, va bene, ha 62 anni, è una delle persone più pacate e posate che io conosca, ma davvero. Quindi quello che lui sta dicendo, ma che peraltro qui si sta dicendo da mesi, ormai quasi da anni, guardate che se continuate a mandare questi mezzi, e non è una minaccia, ma prima o poi succederà che verranno abbattuti, e dopodiché non venite a dire: Ah, è stato abbattuto un aereo italiano. Ah, è stato abbattuto un, un pilota italiano. Chi se ne frega? Che, che diavolo ci è andato a Ma fare? secondo te fino ad oggi i russi non hanno voluto farlo? Come dire, hanno fatto, fanno finta di non capire per è non esatto. allargare il conflitto? È esatto, finora non hanno voluto farlo e ne hanno tutta la possibilità. E speriamo che non succeda, ma se succede io, primo, non mi stupisco e secondo lo, ritrovo, lo ritengo sacrosanto, perché voglio vedere se ci fossero degli aerei russi che sorvolano la stessa Sigonella, la stessa pratica di mare, eh, che ne so, il Duomo di Milano, il Colosseo a Roma, io vorrei proprio vedere quale sarebbe la reazione in Italia. Eh beh, tanto direbbero poi che è un aereo di Zelensky. Se dovesse capire, eh, quindi insomma, alla fine non vi preoccupate russi che ne hanno fantasia in Occidente. Voi siete un po' più lineari, ma insomma, non vi preoccupate che direbbero che lo guidava il nipote di Zelensky e che ha sbagliato involontariamente. Ma non poi... la nipote di Mubarak? Eh, ho una nipote, comunque ne hanno di fantasia, lo troveranno un pilota <ride> diciamo, per, per l'occasione. Non vi preoccupate, che in fantasia vi, vi battono. Su questo non c'è. Eh, ti faccio tutto. vedere questa apertura del Corriere.it, Mark, dice Netanyahu chiude alla tregua, la guerra finirà solo con la distruzione totale di Hamas, esercito verso Rafah, la vittoria è a un passo. Cioè dipingono questi palestinesi sempre come irresponsabili, tagliagole, cattivi, miserabili, irragionevoli, barbarici, però sono gli unici che accettano di continuo una ipotesi compromissoria, un armistizio, si sono detti più volte disponibili a liberare gli ostaggi, ma invece gli oltranzisti, quelli che vogliono sangue, guerra, morte, distruzione, deportazione, fino alla fine, sono quelli che stanno dentro il governo... Netanyahu. E non ne fanno mistero. Qualche giorno fa c'è stata una riunione degli esponenti più altranzisti del governo, dove hanno detto chiaramente che occuperanno eh, Gaza e alcuni di loro pretendono che eh, i palestinesi vengano mandati o in un'isola artificiale eh, di fronte a Gaza, o nel deserto, o in pasto ai leoni. Eppure, insomma, i cattivi sono sempre eh, gli altri. I russi notano questa incongruenza nel racconto ovviamente Le notano eh, io, però, ecco. Voglio dire, eh, benissimo che eh, Tucker Carlson faccia l'intervista con Putin. Io aggiungerei, però, che se ci fosse uno straccio di giornalista degno in Italia, viste tutte le lo, lo dico alla Ciociara, come diceva mia nonna Ciociara, eh, tutte le fregnacce che vengono dette continuamente, no, su Orban, su sull'Iran. Su, sugli uti, sugli, sui cosi lì su, su Hamas eccetera eccetera ecco un giornalista italiano che andasse sul campo analogamente a come ha fatto Carlson e intervistasse Orban, Fizzo, eh, il capo di Hamas che non so assolutamente neanche come si chiami il capo degli uti insomma degli iemeniti e soprattutto i capi spirituali dell'Iran. Ecco, voglio dire, siccome eh, eh, se no si parla sempre con i convitati di pietra, no? Cioè, ogni volta noi sentiamo quanto sono cattivi questi, quanto sono cattivi gli altri, perché perché si dice che ma vogliamo provare. Ecco, mi fai a fare una cosa che, che non vorrei, ma è più forte di me, mi fai lodare da solo. Perché noi siamo stati tra i primi con Visione TV, grazie a Giorgio Bianchi, a intervistare Maria Zakarova nelle fasi iniziali del conflitto, quando in eh. Italia si stiravano le liste di proscrizione. Chiusa parentesi, ecco, me la sono detta, no, non mi sono detto momento, bravo da solo, oggi sono un po' incontinente continente. Non chiudere la parentesi perché l'interprete ero io. E <ride> <Quindi, voglio dire. ride> io che mi immaginavo una bionda slanciata, e tacco 12, prego, <ride> no? Quindi, figurati, infatti cioè, eravamo felicissimi tutti e due che, che lavoravamo insieme. Lui si fidava di me, io mi fido di lui. Quindi, assolutamente, insomma, non c'era nessun problema. Ma ecco, insomma, io insisto che io vorrei un po' di informazioni di prima mano, insomma, da, eh, e possibilmente che sia un giornalista italiano. Poi, se è americano, francese, tedesco, va bene uguale. Se è russo, chiaramente tanto non gli darete a nessuno. Va bene. Eh, però, ecco, per esempio, quando si dice no, di Macron, di, di tutte queste posizioni, eh, le ultime dichiarazioni di Macron, le avete lette anche voi, immagino, no? Macron che afferma la Russia non ci speri, no? io vorrei sapere: Macron, Scholz, von der Leyen, eh, che diavolo c'è Borrell, che fine faranno dopo le elezioni europee? Ecco, questo è un bel... Ecco, Borrell non è Francesco Saver Borrell, io era il vecchio capo della Procura di Milano, è quello del Ministro no, certo. degli esteri dell'Unione Europea. Certo, no, 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 ma infatti, però voglio dire... Cioè loro che parlano a nome dell'Europa, questo l'ho detto anche oggi pomeriggio in una trasmissione su un canale TV russo, Dico, intanto non è corretto e invece si fa sempre che parlino di Europa come se loro sono l'Europa. Io vorrei ricordare che solo la Russia europea è grande quanto tutta l'Unione europea messa insieme. Quindi la Russia è europea è un pezzo d'Europa, l'Unione europea è un pezzo d'Europa e nessuno ha delegato Macron a parlare a nome dell'Europa però premesso questo ma soprattutto cioè considerando quello che sta succedendo in Francia, mi riferisco ai trattori ovviamente, quello che sta succedendo in Germania, quello che sta succedendo in Olanda, quello che sta succedendo in Italia beh, io non vedo come, eh, come questi qui che oltretutto gli sono rimasti quattro mesi di vita politicamente Voglio proprio capire come fanno a parlare a nome dell'Europa, insomma. Ma di nuovo, per saperlo bisognerebbe che qualcuno intervistasse, che so io, per esempio questi dei trattori, no? oppure i partiti di opposizione di destra e di sinistra eh, che, che andranno alle elezioni adesso alle elezioni eh, europee. Ma questo vuol dire per esempio DSP, ma vuol dire anche alternativa per la Germania. Eh, a me personalmente possono non piacere, ma chi se ne frega, voglio dire, è un fenomeno eh, oggettivo che, che, che è in atto e fateci caso, tutti parlano di Alternative für Deutschland e nessuno intervista i rappresentanti di Alternative für Deutschland. Ecco. Questo è un modo non di fare giornalismo, questo è un modo di fare propaganda. Allora, se conosci qualcuno di loro, mettici in contatto che li intervistiamo noi. Purtroppo eh. no. Non ne conosco perché il tedesco non lo conosco e quindi non fa parte dei miei contatti. Ecco, però insomma, questo sorriso sornione dice forse magari poi privatamente qualcuno lo conosce, chi lo sa. Vedremo, <ride> vedremo.